Ora calmati, tenaglia. Quel cane ha cercato di seppellire la mia ciabatta sulla spiaggia. Perché non cerchi di insegnargli un po' di buona educazione? È un vero disastro. No, non è vero. È un buon cane. Ha soltanto il vizio di sotterrare le cose. Vero, tenaglia? Oh no! Tenaglia! Non scappare, tenaglia! Fermo! Non sapevo che avessi un cane. È di mia sorella. Senti, mi dispiace tanto, Helen. Ciao, Bronwyn. Helen, forse Tenaglia avrebbe bisogno di un guinzaglio. Sì, infatti mi è scappato. È talmente pieno di energia che io non so più che cosa fare. Portalo a fare una lunga passeggiata, così si stancherà. Geniale, Sam. Lo porterò su in collina. Brava, buona idea! E non dimenticare di portare con te il cellulare, non si sa mai! Sta tranquillo, non lo dimenticherò! Rosso è il segnale, se sei in pericolo, se sei in pericolo, rosso è il segnale! Ma che sì! Bella canzone, fantastica! E così oggi non cucini, Elvis? Vedi, il fatto è che ho avuto un piccolo incidente con la padella. Ehi, ma che fai? Ecco, oggi non ho fortuna in cucina. Dai, fallo smettere, James. No, adesso tocca a te. Qualcuno porti fuori quel cane, per favore. Non preoccuparti. Oggi Tenaglia e io andremo a fare un bel picnic insieme, non è vero? Sara, James, perché non venite anche voi? Evviva! Mamma, camminare è così faticoso! Allora, perché non vieni a pescare con me? Potremmo fare un picnic sulla barca, che ne dici? Sì! Bene, allora vediamo un po'. Che cosa dobbiamo portarci dietro? Il guinzaglio, l'acqua... E il cellulare. Ecco, questo è per te, Elvis. E scusaci per il cane. Grazie, Charlie. Che profumino, eh? Rosso è il segnale, se sei in pericolo. Oh, andiamo, datemi un attimo di tregua. Mi scusi, è che io non riesco proprio a smettere di cantarla. E allora va a cantarla altrove. Non c'è problema, ho tutto il pomeriggio libero. La canterò sulla spiaggia. Quest'anno il nostro supermercato avrà le più belle decorazioni di Natale di tutta Panti Pandi. Io direi che ne abbiamo già abbastanza, Norman. Dai, mamma, perché non mettiamo anche queste? E anche queste qui, che sono intermittenti. Io devo ancora riuscire a sbrogliare queste e poi non ci sono prese per collegarle tutte. Andiamo, mamma. Vedrai, sarà un vero spettacolo quando saranno tutte accese. Ta-da! Allora, Sam, che cosa ne dici? Ti piace? Io non credo che collegare tutte quelle spine su una sola presa sia una buona idea. Ma anch'io voglio le decorazioni di Natale nella mia cucina, chiaro? Per me va bene, Elvis, ma questo è un vero pezzo d'antiquariato che rischia di surriscaldarsi se lo colleghiamo a troppe spine. Oh, ma io volevo solo creare un po' di atmosfera. Niente in contrario, ma allora prendi una prolunga e sfrutta anche quella presa lì. Oh. Non avevo mai visto niente del genere. Adesso spero sarai soddisfatto, Norman Price. E ora, altri cori di Natale. Sì, ma queste sono soltanto le luci. Adesso dobbiamo mettere le altre decorazioni. Per iniziare, io voglio gonfiare questo bel Babbo Natale. Norman Price, adesso stai davvero esagerando. Non abbiamo neanche un giardino dove metterlo, lo sai? Non serve il giardino. Possiamo appenderlo ad una corda e far sembrare che stia per scendere dal camino. No, Norman, no. E sul serio stavolta. Oh, d'accordo, mamma. Se non vuoi che io sia felice a Natale. Come previsto, i forti venti che stavamo aspettando sono arrivati e dureranno fino a lunedì. Perfetto, mamma! E adesso legalo al camino! Norman! Io non ce la faccio, c'è troppo vento! La scala si muove!
Ora te la tengo io, mamma, coraggio! Ehi, torna Norman. Qui, Babbo Natale! Norman, dove stai andando? Norman! Norman, non lasciarmi qui! Aspetta pure in macchina se vuoi, non ci metterò molto. Non ti sporgere troppo, Norman. Siediti, per favore. Posso mettermi al timone? Sì, magari più tardi. Ecco, oggi ci fermeremo qui. Ecco, tieni, è già pronto, ho messo l'esca. Oh, attento agli ami, pungono. Norman, vuoi tenere ferma quella lenza o spaventerai tutti i pesci? Ho preso qualcosa! Io avevo preso qualcosa, dico davvero! Ed era grande così! Sì, lo sappiamo. E poi è scappato. Un altro sgombro! Ben fatto! Comunque, Sara, il mio era più grosso. Oh, andiamo, James. Questo è molto più grosso. Fatemi vedere i pesci che avete pescato e io li misurerò. Sono proprio della stessa misura. È gigantesco! E stavolta non mi scapperà di sicuro. Questo è il più grande di tutti e stasera lo mangeremo per cena. Oh, ed è già pronto da cucinare. Sei andato a pesca nel freezer, per caso? Oh, sei un imbroglione. Era solo uno scherzo. Tirate sulle lenze, ragazzi. Sta salendo la marea ed è ora di rientrare a casa. Comunque ho vinto io, perché ho preso più pesci di Sara. Non è giusto! La gara era chi prendeva il pesce più grosso, non a chi ne prendeva di più. Ho visto uno squalo, ragazzi! È gigantesco, veramente! No, dico davvero! Non sto scherzando, guardate! È enorme! No, ragazzi, vi state sbagliando, non è uno squalo, è solo un piccolo di balena, si chiama balenottero. L'ho visto prima io! È mio! Lasciate che lo prenda io! No, qui nessuno pescherà una balena, Norman. Tra l'altro è in difficoltà. Queste acque sono molto basse e se si avvicina alla spiaggia poi non riuscirà più a tornare in alto mare e per lui sarebbe un vero disastro, ragazzi. Noi dobbiamo riuscire a salvarlo! Don Thomas sa tutto sugli animali, papà! Se lo chiami verrà di sicuro! Ma ti rendi conto di quello a cui stai andando incontro, Trevor? Ti ricordo che ho molta esperienza in fatto di campeggio e so benissimo come accendere un fuoco in tutta sicurezza. Io ero un boy scout. Oh, scusami, Trevor. Non stavo mettendo in dubbio la tua competenza. È solo che... Norman Price. Oh, adesso ho capito tutto. Norman, vieni ad aiutarmi con le valigie. Quanto vorrei che restasse a casa. Divertitevi, ragazzi! Sarà il caso che avverta il soccorso alpino, giusto per sicurezza. Sai, mamma, il campeggio può essere pericoloso. Prima di tutto si deve fare molta attenzione ai gatti selvatici. Gatti selvatici? Sì, quindi non sei costretta a restare se non vuoi, mamma. Ma Dilys, non ci sono mai stati gatti selvatici sulla montagna di Ponti Pandi. Ma potrebbero esserci degli animali scappati dallo zoo e tornati alla natura. Non dire sciocchezze. Una volta alla TV hanno raccontato la storia di un feroce leone rimasto libero per anni. Mi sembra quasi di sentirlo ruggire. Forse dovremmo restare accanto al pulmino. D'accordo, tu resta pure qui se vuoi. Oppure puoi chiedere a Trevor di riportarti a casa. Nel frattempo io vado a cercare un buon posto dove montare la tenda. E non preoccuparti per me, io so come trattare i leoni. Norman, aspetta! Oh.
solo Norman. Grazie tante, Trevor. Andiamo, mamma. C'è da raccogliere un po' di legna. Tranquilla, Dilys. Ti assicuro che non c'è nulla di cui preoccuparsi. Il pericolo maggiore nei boschi viene dai campeggiatori e dagli incendi che possono scatenare. Incendi, hai detto? Sì. Per questo bisogna preparare il fuoco con molta attenzione. Ma... Io ho letto di due campeggiatori che non si sono accorti dell'incendio finché non è andata a fuoco anche la loro tenda. No, Sam, non ci sono problemi al momento. Comunque, è bene che tu sappia che Trevor farà campeggio lassù stanotte, con Norman Price. Ok, messaggio ricevuto. Terrò gli occhi ben aperti. Oh, ecco fatto. A questo punto possiamo anche iniziare a cucinare. Quello che ci serve è una pentola e qualcosa da metterci dentro. No! Al fuoco! Trevor, l'intera foresta sta andando a fuoco! Presto! Torniamo al pulmino subito! No, Dilys! Da questa parte! Da questa parte! Vieni qua! Aiuto! Chiamate Sam il pompiere! Attento, radar! Rotola! Visto? Ho fatto un corso per istruttori. Sarò anche vecchio, ma non trascuro mai di imparare cose nuove. No! Oh, sa rotolare anche lei, signore? Molto divertente. Ascolta, ho lasciato sul tavolo in cucina il pranzo per tutti, ma sarà meglio che tu lo ricordi a papà. Mamma, perché dovrei ricordare a papà del suo pranzo? Perché tuo padre è talmente distratto che dimentica qualunque cosa. Non è vero, non è vero. Ciao, Mike. Sto andando a fare una bella passeggiata sulla collina. E se non sono tornata per cena, mandate pure una pattuglia. Non dimenticarti di tagliare il prato. Vedrai che ti piacerà. Le escursioni in montagna sono stupende. Ma ti porti sempre dietro tutta questa roba. È sempre meglio essere preparati. E scommetto che tu hai il kit per il pronto soccorso. È vero. Ormai lo prendo senza neanche pensarci. Comunque ho portato anche da mangiare. Perfetto. D'accordo. Allora adesso possiamo anche andare. Forza. Scusa, questo lo faccio sempre senza pensarci. Figurati. Comunque io scenderei per le scale. Sai, ho la sensazione di aver dimenticato qualcosa. Ciao, Sam! Elvis! Ehi, ciao Sam! Io sto cercando di ricordargli come si rotola. Ricordargli? Io non sapevo neppure che riuscisse a farlo. Ma scherzi, guarda! Rotolati, radar! E bravo, bello! È il giorno ideale per una passeggiata. Ecco che cosa avevo dimenticato, di controllare le previsioni meteo. Quelle posso dartele anche io. Sole e bel tempo. Guarda il cielo. A volte in montagna il tempo cambia molto rapidamente. Per questo controllo sempre le previsioni prima di uscire. Terra bagnato, terra bagnato, tesoro, fa attenzione sempre. Terra bagnato, tesoro, fa... Oh, Penny, attenta, è bagnato per terra. Scusa. Sei riuscito a metterti all'angolo, te ne sei accorto? Non c'è problema, Penny. Tutto bene là sotto? Io credo di sì, Penny. Sì, qui niente di rotto. Tranne il mio spazzolone. Norman! Norman!
Norman Price, ho un lavoretto per te. Oh, ciao Norman, dove te ne vai così di fretta questa mattina? Eccoti qua. Ah, grazie, era quasi riuscita a svignarsela. Bene, allora, ecco una lista di tutte le cose da fare. Sei sicuro di riuscire a farcela? Tu non preoccuparti, gli baderò io. Ah, molto divertente. Oh, che cosa? Helen, mi stai facendo uno scherzo, vero? Ciao, mamma, divertiti al corso. Ah, guarda che disordine, Norman Price. Non puoi aspettarti che faccia tutto io. Per iniziare, prendi la tua biancheria sporca e mettila nel cesto in bagno. Ma io non so neanche qual è il posto giusto. Lo troverai in bagno, vicino al lavandino. Non l'ho mai visto. Questo, Norman Price, è il cesto della biancheria. Ma come si apre? Ecco, così. Oh, e come ci si mette la roba dentro? Oh. Suppongo che per farlo tu possa arrivarci anche da solo. E adesso mi aspetto che sia tutto in lavatrice prima di sera. Ma io... Mamma! Ho riordinato la mia camera, rifatto il letto e pulito i piatti. Quindi per oggi ho finito. Adesso non ti andrebbe anche di stirare un pochino, tesoro? No, grazie. Adesso io vado a fare skateboard con Norman. Le previsioni meteorologiche per la giornata prevedono ancora bel tempo. Oh. In serata una perturbazione. Aiuto! Aiuto! Andy, che succede? Dove sei? Ah. Ciao, Radar. Sto bene, tranquillo. Hai visto, papà? È un cane da soccorso e ha reagito subito quando mi ha sentita gridare. Parliamo sul serio, Mandy. Come battuta non fa ridere e comunque non dimostra niente. Andiamo, Elvis. Sam, Radar è davvero un cane da salvataggio. Ma certo, Mandy. E che cosa può fare un cane per aiutarti? Radar ha un senso dell'olfatto molto sviluppato, quindi è un ottimo cane da fiuto. Davvero? Grazie, Sam! Ma che l'hai preso? Ma che cos'è il chop suey, Bronwyn? Non chop suey, Dilys, feng shui. Si tratta dell'antica arte cinese di riorganizzare l'arredamento per creare un flusso di energia positiva nella stanza. Oh, chissà se potrebbe essermi utile anche al supermercato. Hai ragione. Vedrò che cosa posso fare, ma prima dovrò aspettare che Mike mi ripari la scala. Oh, cielo! Mi farò aiutare anche a spostare il freezer. Sono certa che non fa che emanare energia negativa nell'ambiente. Oh, ma dici sul serio? Se dal tubo non va più giù, l'idraulico devi chiamare, oh yeah. E se non basta e l'acqua torna su, allora i pompieri devi chiamare. Attenzione! Si può sapere che state combinando qui dentro? Mike Flood, idraulico in servizio, signore. Devo sbloccare uno scarico, signore. E io lo sto aiutando a sbloccare lo scarico. Sì, signore. Molto bene, allora suggerirei di smettere di cantare e di mettersi subito al lavoro. Sì, signore. Ciao, Mandy. Cerchi tuo padre? No, non ancora. Dobbiamo prima trovare Radar. Oh, eccolo qua. Ciao, Radar. Che state combinando? Mandy vuole dimostrare che Radar è un ottimo cane da fiuto. Sì, ho pensato ad un addestramento speciale usando una maglietta sporca di mio padre. Lo sento anch'io, quell'odore. Va a cercarlo, dai. Non deve preoccuparsi, Dilys. Noi dobbiamo solo controllare le misure di sicurezza del suo supermercato. La prevenzione si basa proprio sulla sicurezza. Capitano Steele,
Potrebbe reggermi la scala mentre controllo il rilevatore di fumo? Ma certo, Sam! La sicurezza innanzitutto. Lei controlla regolarmente il suo rilevatore di fumo, Dilys? Oh, certo! Io lo faccio regolarmente. Oh! Cos'è quell'orribile rumore? È la prova che facciamo! Oh, per verificare che l'allarme funzioni e... Oh, no! Ma per tutti i fulmini, che roba è? Un pipistrello! No, mi si è pigliato nei capelli! Ah! Aiuto! Dai, aiuto! Mamma! Norman Price? Aiuto! Oh, no, si tranquillizzi, Dilys. Adesso ci penso io. Non è un pipistrello. Oh, è uno splendore. Oh, Capitano Steele. Lei è così gentile. Che cosa? Beh, no, quando ho detto splendore io intendevo, ecco... Se avete finito, vogliamo controllare l'uscita di sicurezza? Oh, no. Bene, direi proprio che funziona. Oh, uffa, il Capitano Steele non è affatto divertente. Però ci sarà pure qualcuno a cui interessa il mio nuovo aereo. Allora, sembra tutto in ordine, ma cerchiamo di evitare di ammucchiare così cartoni e scatole vuote. Sono un serio pericolo d'incendio. Bene, visto quanto siete stati gentili, il minimo che possa fare è offrirvi un buon tè. Oh, ecco, forse è meglio di no, signora Price. Vede, Sam ed io abbiamo ancora molto da fare, per cui adesso dobbiamo proprio lasciarla, ecco. Eh? Oh! E questo da dove viene? Norman Price! Oh, oh no! Di nuovo lui! Torna qui! Io credevo che questa fosse la giornata della prevenzione degli incendi, non quella del perseguitate Norman Price. Ma io conosco un posto dove i pompieri non mi troveranno mai. Non si prevengono gli incendi nella caserma dei pompieri. Questo sarà il migliore che abbia mai costruito. L'asso dei cieli Norman Price è di nuovo in missione! Ora devo solo trovare qualcuno a cui interessino i miei aerei. Oh, grazie al cielo! Siete qui e lassù, Sam! Non preoccuparti, sta tranquilla, è tutto sotto controllo. Penny, giù gli stabilizzatori subito! Stabilizzatori giù! Presto, Sam! Adesso sto alzando la piattaforma! Avvicinati ancora un po', Penny! Dai, su, coraggio, Leone, vieni qui. È ora di tornare a casa adesso. Ah, ma dove stai andando? Guarda un po' che cosa ho qui. Funziona sempre. Ok, Penny, riportaci giù. Oh, grazie, Sam. Attento, Sam, sto abbassando. Oh, non posso crederci, l'hai salvato. Oh, Sam, io non so come ringraziarti. Il povero leone doveva essere terrorizzato. Se fosse davvero terrorizzato, non continuerebbe a tornare qui sopra. Poverino, lui dimentica quanto sia alto il tetto. Mi sono persa qualcosa. Avrei voluto riprenderti con la mia videocamera. Oh, non è stato nulla di così eccitante. Ho soltanto portato Leone giù dal tetto. Di nuovo? Oh, ehi, ho un'idea. Adesso non potrebbe riportarlo lassù per me? Non credo proprio, Mandy. Ma io volevo riprendervi. No, povero Leone. Ciao, Mandy. Norman! Che c'è? Io volevo soltanto essere ripreso. Ehi, ho un'idea. Perché non giriamo un vero film insieme?
E poi tuo fratello Sam l'ha salvato, Charlie. Sam è un eroe, non è vero, Leone? Certo che i pompieri sono tanto coraggiosi. E i pescatori, allora? Siamo coraggiosi anche noi. Oh, ma sì, certo. Evviva, papà! Tu sei il nostro eroe! Sì, ecco, a questo punto io dovrei tornare al mio peschereccio. Ciao a tutti! Ehi, ma... Sara! James! Ehi, ragazzi! Vi andrebbe di partecipare ad un film! Allora? Vedi niente? Pioggia, pioggia e ancora pioggia! Come facciamo ad avvistare un'aquila reale se prima non torna a splendere il sole? Non credo che vedrete molte aquile reali qui intorno. E invece sì! Non hai visto la foto sul giornale? Ma quella è stata avvistata nelle Highlands. Le Highlands non sono poi tanto lontane. E con delle ali grandi così potrebbero arrivare qui in un batter d'occhio. Non appena smetterà di piovere, Mandy ed io andremo a cercarne una. Oh, auguri! Evviva! Norman! Norman! Norman Price, spegni subito la sveglia! E poi, perché l'hai caricata se oggi è domenica? E perché hai dormito vestito? Torna a letto! Neanche per idea! Mandy ed io oggi avvisteremo un'aquila reale! Sono gli uccelli più belli del mondo! Ciao, mamma! Non avvisterete un bel niente se continuerai a strillare così! Oh! 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 Buongiorno, ciao Mandy. Ciao Norman, ciao mamma. Andiamo, dai. Ciao, dove andate di bello? Noi stiamo cercando un'aquila reale. Hanno delle ali grandi così. Esattamente. Oh, tutto questo mi sembra molto interessante, ma dovrete stare attenti, perché alcuni sentieri sono chiusi a causa delle frane. Quindi occhio ai cartelli e seguite le indicazioni. Sarà fatto. E se portassimo Radar con noi? Dopotutto lui è un cane da salvataggio. D'accordo, io sono sicuro che gli farà piacere. Andiamo. Adesso stai zitto, Radar, o farai scappare tutte le aquile reali. Ciao, Tom. Hai proprio un bello studio veterinario quassù. Il soccorso alpino non è solo per le persone. Comunque questo uccellino si è ripreso ed è ora che torni a volare. Dico bene? Io ho appena incontrato Mandy e Norman alla ricerca di aquile reali. Non sarà facile avvistarne una qui intorno, credimi. No, ma allora prova a dirlo a Norman Price. Lui pensa sempre di sapere tutto. Guarda là! Aquile reali, e a questo punto le avrai fatte scappare tutte. No, non è vero. Io so bene quello che faccio. L'allarme inizia a suonare. Sam sa sempre.